Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su iRisers, un gioco di ruolo e di sopravvivenza ambientato su questi grattacieli all'interno di questi appartamenti dove dovremo sopravvivere. Lo andiamo a provare insieme. Il gioco è uscito il 15 di luglio 2021 e costa 13,99€. Andiamo a vedere se effettivamente li vale giocandoci dapprima il tutorial che ci spiegherà le meccaniche di funzionamento. Si gioca con il mouse, possiamo cliccare sui nostri sopravvissuti, Survivor, e poi mandarli eventualmente a fargli costruire cose o usare le workbench. Abbiamo la fame da dover gestire e la salute, nonché poi gli oggetti, quindi la possibilità di trascinare gli oggetti che vogliamo fargli mangiare e trascinare fuori invece gli oggetti che vogliamo gettare. Partiremo da un grattacielo su cui saremo atterrati con un elicottero che dovremo inizialmente andare a riparare. Andiamo a vedere, vedete qua sono tutti i livelli che dovremmo affrontare, tutti i livelli, tutti i piani dell'edificio che dovremmo affrontare. Per cominciare controlliamo che cosa non va col nostro elicottero. Vedete che clicchiamo e lui va. Controlliamo con l'elicottero, inspect, quindi lo ispezioniamo e vediamo che non va il rotore, il motore del rotore. Sembra che il motore principale è stato danneggiato durante l'ultimo atterraggio, possiamo ripararlo. Quindi possiamo usare vecchie parti stringendo le viti smollate usando il metallo per riparare le falle, insomma, è tutto. Ma a un certo punto non ci sarà modo di trovare parti. Quindi abbiamo 4 ore. Quindi praticamente fatemi capire. Questo è il sistema di propulsione principale con il suo peso, la capacità di storage, il consumo di carburante, la preparazione di lancio e così via. Andiamo a ripararlo. Ok, e ci spendiamo 4 ore per ripararlo. Non possiamo fare senza materiali, ok, dobbiamo cercare i materiali. Ok. Andiamo. Ah, lui ripara e noi andiamo avanti, ok. Va bene, troviamo le parti che ci mancano. Ci manca la rotella, e due pistoni e le due di olio. Va bene. Intanto andiamo avanti con questa tizia qui. Possiamo esaminare le cose. Vediamo. Disassembla. Va bene. Stiamo recuperando, vedete, uno di olio. L'abbiamo già recuperato. Abbiamo recuperato una cardboard. Possiamo... Oh, vabbè. Ci occupa materiale per niente, quindi raccogliamo le scatole. Ma pistone, eccolo lì. Viti, varie. Viti. Ah, mi sa che mi sto raccogliendo anche le casse. Questo fosse olio, sì. Quindi due di olio li abbiamo. Vediamo un po', anche l'armadio qui, là dentro, ok. Beh, direi che ci manca solo un pistone, che è qua. Ok. Ok, riporta. Ok, clicco lì e gli riporto gli oggetti, quindi in questo caso... Come glieli butto? Ah, glieli devo buttare qua, ok. Due pistoni... Glieli butto qui e poi uno di questi che è quello che manca, ok, per la riparazione. Quindi continuo la riparazione. Ovviamente ci dice che i materiali vengono consumati quando ripariamo. Ok, qua abbiamo il terzo membro della nostra squadra. Mentre lui ripara ci metterà tutto a tempo. Andiamo e mentre gli altri sono impegnati con le riparazioni sull'HC27 dovremo prepararci per la notte. Anche un piccolo gruppo di infetti può soverchiarci e trovarci impreparati, trovare impreparato qualsiasi esploratore. Abbiamo bisogno di un'arma. Mentre sarebbe possibile farci un bacchetto di legno e colpire i Dreamers. Però potenzialmente gli farebbe poco danno. Vediamo che cosa possiamo craftare con la workbench. Fatemi prima recuperare un po' di oggetti perché
infatti no, non voglio, ok, vedete che sto recuperando gli oggetti, poi posso andare anche a demolire, ah, posso mettere all'interno gli oggetti del mio inventario oppure disassemblare spendendo del tempo. Questo, ho detto, è il tutorial, quindi ci sta insegnando a giocare. Sembra essere interessante come cosa. Abbiamo, ok, abbiamo già l'inventario praticamente pieno di cose inutili. Vediamo se possiamo craftare qualcosa. Possiamo creare con, ok, ci dice la mazza, diciamo, ferrata. Quindi con 2 di legno e 10 viti possiamo fare la mazza ferrata. Va bene, falla. I materiali richiesti devono essere messi nella zona blu del workbench. Quando hai tutto, ok. Quindi prendiamo il legname, che non abbiamo, tra l'altro, che però troviamo qui, fortunatamente, delle viti. Fatemi... Ah, mi dice che non posso. Allora, fatemi così, fatemi fare così. Butto il legname sulla workbench. Ok. Raccolgo le viti. E quindi buttiamo anche le viti sulla workbench. 7 su 10. Abbiamo un altro, uno stick di legno. Ok. Quindi buttiamo il legno lì. Infatti era il legno sbagliato, quello di prima. Delle viti, dove le posso recuperare? Mannaggia, dove le recupero delle viti? Posso andare avanti a esplorare? Posso craftare qualcosa? Ah, le barricate posso mettere. No, 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 no. Mi mancano delle viti però, mannaggia. Devo... Ah, da sopra. Devo andare qua sopra. Vado sopra e le prendo. Ok, 3 viti sono quelle che mi mancano. Quindi vediamo se me le trasferisce direttamente da lì. Ok, va giù e me le porta. Oddio, qua servono altre cose per riparare l'elicottero, quindi vabbè, intanto facciamoci la mazza ferrata, così entriamo anche a conoscenza delle meccaniche di combattimento. E poi dovremo recuperare altre cose, tra cui questi, le barre di metallo, gli ingranaggi, cose che non abbiamo su. Ok, abbiamo la mazza ferrata, adesso prendiamo, ok, disassembliamo qualcosa ora. Disassembliamo questo, che è il fortino per bambini con lo scivolo. Vediamo un attimo che cosa fa. Alcuni oggetti possono essere presi in alcuni passaggi, quindi intanto vedete che abbiamo preso. Molto interessante questa cosa, perché ci prendiamo i vari oggettini e poi disassembliamo, andiamo avanti e magari recuperiamo qualcosina anche per l'elicottero. Quindi ognuno ha il suo inventario, gestiamo più persone. Lo trovo fighissimo come concetto, non so perché effettivamente venga dato su Steam con delle recensioni nella media, quindi significa che c'è quasi un esatto bilanciamento tra le recensioni positive e quelle negative. Forse perché è un vecchio stile come grafica, non lo so. Abbiamo il legname, ma il legname ci serve, vabbè. Continuiamo a smontare, ormai qua è rimasto solo legno, quindi vedete qua dall'icona che probabilmente troveremo solo del legname. La mazza ferrata è lì in alto. Possiamo costruire una barricata. Ci sta insegnando. Ah, ok, a costruire la barricata. Quindi cosa devo fare? Clicco su di me, costruisci e costruiamo la barricata. Eh sì, abbiamo solo questa da fare. Costruisci 3 ore. E la piazziamo. Qui o di là? Qui. La mettiamo qui. Abbiamo bisogno di abbastanza spazio, sinistra e destra. About construction. Ok. Allora, prendiamo un po' di roba ancora. Dice che abbiamo bisogno di spazio sinistra e destra, quindi costruiamo la barricata e la mettiamo qui. Quindi buttiamo le assi che non abbiamo, tra l'altro. Mannaggia, non le abbiamo. Abbiamo un po' di roba qua sopra, però. Ci serve del legno. Andiamo su a prenderle là. Tanto sta salendo a riprendere tutto nei vari piani.
Quindi prendiamo questo. L'asse di legno ne abbiamo 4, ce ne servono, vabbè, alcune le abbiamo messe. Barre di metallo, questa direi una, ce ne chiede una, quindi sì, direi che l'asse di legno la mettiamo qui. Vai, vai, vai giù, vai giù, vai giù. Abbiamo tutto quello che serve. Quindi vediamo se riusciamo a completare. Quindi questa la dobbiamo trascinare lì. Ok, e poi l'asse di legno non me la fa mettere da nessuna parte, perché... Beh, la trascino qua sopra, no? Assi di legno, wooden board. Fatemene riprendere. E devo mettergliene 8, gliele metto qui. Ok. Non era solo una cosa di facciata. Forse, non essendo proprio così immediato, ma io lo trovo figo. Niente da dire. Ok. Congratulations alla tua prima barricata. Assicurati che... Ok, che sia efficiente quando... Che ci sia lì qualcuno quando arriveranno. Ricorda, non puoi stare in un edificio per sempre. Eventualmente te ne andrai. Ok, dobbiamo... Buona fortuna. Ok, ok. Perfetto. Oh la Peppa, quanto è alto. Ok, ok, questo era il tutorial. Il tutorial sembra davvero interessante. Possiamo provare a vedere un attimo come funziona ora che abbiamo appreso le basi del gioco all together. 14 euro potrebbe valerli, ma siamo in linea con quello che sono i giochi base. Ripara l'elicottero, ok. Non so adesso effettivamente, vedete che sono tutti al piano, se c'è qualcuno più richiede assistenza. Assisti. No, mi serve che qualcuno... No, non tu, magari secondo me tu potresti andare su. No. Chi è questo? Vediamo un po'. Il biondo qui. Chi è? Il biondo è lui. Ah, l'altro era... Ok, no, dai, va sul biondo, va su l'Elvis di noi altri. E esaminiamo l'elicottero e vediamo che cosa serve. È tutto rotto. Quindi, niente, dai, iniziamo ad andare giù. Iniziamo a esplorare l'ambiente. Allora, ok. Iniziamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa, perché... Prendiamo degli oggetti, infatti facciamo così, da venite giù un po' tutti. Tanto l'elicottero non lo ripariamo a sto giro, però mandiamo giù tutti. Ok. È un po' scomoda sta selezione dei personaggi. Vediamo se riusciamo a fare, perché poi arriva la notte e c'è l'assalto dei zombie, quindi... Vediamo se riusciamo a craftare qualcosa, tipo la mazza ferrata. Beh, oddio, c'è anche questo, che però ci chiede qualcosa di un po' più tosto. Allora, ci servono viti. Viti ci servono, eh. Viti ne abbiamo già messe. 7, ce ne mancano... ascolta, vai di sotto e smonta questo, va. Della palestra. Vediamo se abbiamo delle viti, ma penso che di viti ne avrà a voglia. Quello. È rimasta su la tizia, cappuccetto rosso, qui, scendi di sotto, prendi questo, l'acido, ah, potresti, no, ok, niente, continuiamo con Mr. Elvis qui, perché ha bisogno di viti, fammi smontare tutto, ah, vediamo se lei può andare ad aiutarlo, vediamo. Se io clicco su di lei e gli chiedo aiuto. Vabbè, vai di sotto e smonta questo, no? Vediamo, va di sotto e accende il tapirulan, vediamo. Ah, l'ha acceso, no, 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 dai, spegnilo, spegnilo. E smontalo. Mentre Elvis raccoglie un po' di roba. Ci servono viti, ci servono viti, ci servono viti. Dai, voi altri, venite giù e smontate questo.
Ah, non possono romperlo, mannaggia. Non possono fare niente. Aprite il mini frigo, che almeno troviamo qualche cibo da poter mangiare. Perfetto. Smonta quello e tu, Big Jim, vieni di sotto. Beh, intanto ha quasi finito. Vedete dove si trovano? Molto bello, perché poi si deve arrivare fino a piano terra. Penso ci saranno gli zombie di sotto, quindi i zombie, i nemici. Quindi dobbiamo riparare l'elicottero e andarcene. E qua intanto il tempo passa inesorabile, quindi dovremmo fare attenzione. Ok, dai. Speriamo di trovare qualcosa di utile per farci. Ci mancano viti, mannaggia. Ci mancano tante viti. Nessuno di voi ha trovato viti, eh? Bisogna andare di sotto. Bisogna andare di sotto, ma voglio provare a smontare questo. Perché le viti che mi mancano magari sono lì. Perché poi si avvicina la notte e la notte poi arrivano i nemici, quindi dobbiamo fare la barricata. E pian piano puoi andare a recuperare tutte le parti dell'elicottero. Comunque col tasto con la rotella del mouse ci muoviamo in su e in giù. Forse abbiamo le viti. Sì, abbiamo le viti per fortuna. Perfetto. Quindi butta le viti lì. Ah, non le raccogli perché siamo già pieni, quindi butta qualcosa per terra, per favore, prendi le viti. Ok, metti le viti sul tavolo e crafta quello. Intanto tu potresti andare su e smontarmi l'antenna. Sistema di ventilazione. Eh no, ma non mi può fare niente lì. Niente, scusami. Ah no, me la smonta sì. Vabbè. Intanto lui crafta quello. Intanto lui potrebbe andare a smontare quello. L'altra cosa sta facendo? Niente. Però potrebbe prendere un po' di roba. Che magari. Un po' di corde, un po' di cose. Ok, prendi questo. Sono tutte cose utili. E veramente c'è un management da fare che non è da poco, perché l'elicottero ha tanti elementi da dover riparare. Qua abbiamo il tasto con le skill, quindi salendo di livello possiamo andare a potenziare ognuno di loro. E qua ci sarà modo poi di approfondirlo prossimamente, perché credo che non livelleremo a sufficienza. Intanto possiamo dare un'occhiata che di sotto non si vede nulla, però stiamo scendendo. E di sotto iniziano ad essercene abbastanza, eh? Verso livelli bassi ce ne sono tanti. Fortunatamente qua non c'è ancora nessuno, quindi vediamo adesso appena lui finisce di fare la sua mazza ferrata. La prende. Ah, non ha. Ah, no, 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 no. Vabbè, se l'è presa lui. Vabbè. Devo trascinartela qui. Ok. Riusciamo a farne un'altra? Vediamo se ce la facciamo a farne un'altra, ma ci vuole una vita a farla. Due pezzi di legno ci serve. C'è qualcuno che ha due pezzi di legno nell'inventario? No, nessuno. Quindi niente, andiamo avanti. Comunque lui è l'unico al momento che ha non si può andare più sotto. Fatemi un po' smontare questo che. Ah no, ha recuperato un laptop. Che non so cosa se ne faccia, ma comunque mando avanti lui perché è quello che ha un po' più di. Ha un'arma perlomeno. Fatemi recuperare un po' di cose. Un po' di lattine che qua hanno sfondato la. Ah, sta già portando abbastanza cose, quindi mi sa che l'Elvis è bello pieno, però potrebbe venire giù lei e prendersi un po' di lattina, perché la fame inizia a scendere, ma inizia a scendere anche la luce. Quindi dobbiamo pensare alla barricata. Quindi tu vieni qui e inizia a pensare a farti la barricata, perché questo è. Fai la barricade.
Dovremmo farcela, dai. Perché non riesci a farla? Perché è tutto coperto. Falla qua sotto, dai. Così voi altri venite tutti lì sotto, dai. Sotto. E anche te vieni sotto. Allora, ci servono delle viti che probabilmente abbiamo lasciato su, quindi vai su a prendere le viti, grazie. Tu intanto stai lì sotto. Vabbè, dai, potresti buttare qualcosa tipo il portatile, buttalo lì. E prendi un po' di lattine, che magari hanno sete. E poi torna di sopra, che avremo bisogno anche di te. Comunque, lei adesso la facciamo tornare giù, che gli facciamo depositare le viti qua, lì, le viti vanno lì. Poi mancano i pezzi di legno che non abbiamo, mannaggia. Dove li prendiamo i pezzi di legno? Vabbè, vai su e guarda se riesci a demolire il bancone. Viti ce ne manca una ancora. C'è qualcuno che ha una vite, no? Ascolta, tu smonta questo. Sono le 8, quindi tra poco mi sa che finisce molto male la cosa. Ottimo, ottimo. No, dov'è che sei tu? Che non ti riesco neanche più a distinguere. Prendi questi e portali giù. Quanti assi hai preso? 8. Ottimo, fantastico. Vieni giù e portali qui. No, 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 prendile, portali giù, portali giù. Vediamo un attimo se riesci a... Spostiamo coso qui. Allora, tu. Man, vieni giù, vieni, spostati di... No, tu, indiano, qua. Spostati. Allora, fammi vedere. Le assi di legno dove vanno messe? Lì. Ok, me le ha date valide. Ci manca la vite. La vite è di sopra, mannaggia. Andate a prenderla, che tra poco magari arrivano, eh. Ok, preso la vite. Porta le viti qui e lasciale lì. Grazie. Ok, abbiamo la barricata pronta. Costruitela, vi prego. Fatevi dare una mano perché... Dagli una mano? Vabbè, sei l'unico che ha l'arma, ti lascio qui, vediamo se... Spero che non arrivino. Ah, si può andare a dare una mano a qualcuno se io clicco su di lei e non mi fa aiutare però. Se clicco su di lui, no. Però si possono mettere in collaborazione. Vediamo, 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 dai. La notte sta arrivando, ma non vedo ancora nessuno. Quindi siamo ancora relativamente tranquilli. A questo punto mi viene da dire che magari in questo video non vedremo un assalto nemico. Però ecco, abbiamo la barricata pronta. Open. Man. Ah, ok, la barricata è pronta. Ah, possiamo aprirla? Ok, fammi prendere un po' di viti, un po' di cose perché... E venite tutti di qua, va. Vieni qui. E tu vieni qua. Poi Big Jim, chiudi qui. Ok, non so adesso come si faccia a far passare il tempo, ma voglio fare una prova. Voglio mandare giù lui.
vieni giù, ti mando qua. Vediamo se magari non li vediamo, ma ci sono. Voglio vedere un pochino la meccanica di combattimento. Vai, 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 scendi, che dovrebbe esserci qualcuno. Qua abbiamo anche del fuel. Probabilmente il primo edificio è calcolato in modo tale da non farci... Ok, fallo venire qui. Si sta muovendo però, eh. Eccolo, sta arrivando. Mi sa che arriveranno nella notte. Vediamo come funziona l'attacco. Ah, combatte in automatico, ok. Usando l'arma che gli ho dato. Ok, è andato. Ok, però adesso fuggi perché probabilmente ti fanno il paiolo se ti prendono. Ok, abbiamo... Ecco, ci stanno inseguendo. Sarà una fuga estenuante. Poi, bello che vedete proprio il livello. Sono sopra di 6 piani, quindi adesso sta correndo come un pazzo. Per tornare di sopra. E una volta su, poi... lo metteremo dietro la barricata. Adesso appena lui arriva qui, chiude. Chiudi. Vabbè, dai, prima che ci abbatta la barricata, aprila e dagli due mazzate, dai. Voi potete fare la stessa cosa? Ah no, se sono disarmati no. Adesso, vedete, lei ha un po' di fame, io se clicco posso fargliela mangiare, sì. Sì, gliela do da mangiare. Stessa cosa lui, così. Ok, si sente proprio il rumore della lattina che si apre. Ok, siamo alle 4 di notte, 4 di mattina o meglio, del giorno 0, e quindi stiamo cercando di capire questo cos'è. Insert object. Vediamo chi va su. Va su lui. Sì, non abbiamo focalizzato molto l'attenzione sull'elicottero perché volevo vedere un attimino le dinamiche. Infatti qua, bello che sono rimasti tutti i pezzi dell'antenna smontata, quindi ci sono varie cose da poter sistemare. No, qua non abbiamo nulla. Però andando a prendere, a sbloccare e salire di livello, abbiamo la possibilità di... ognuno ha le sue abilità diverse, quindi tutti fanno cose diverse. Lui può andare a fare questa, che gli dà delle capacità in più di riparazione. Jess può fare... oddio, anche la robotica, quindi addirittura craftare e disassemblare roba di robotica, le minigun, le ricette di minigun, il conducting casing per l'installazione usando la superconduttività, per le trappole immagino, produzione automatica, l'automation, cioè si possono andare a creare dei sistemi. Ci sono anche dei droni da poter mettere. Ecco, vi dico, se siete arrivati fino a questo punto, vi dico, il video non vi ha dato un'idea di che cos'è questo gioco, ma insomma, possiamo sbloccare un'abilità già adesso, ok. Il gioco non va dato, il video non va dato una vera e propria idea di quello che è questo gioco, però sembra veramente molto 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 figo, e lascio in mano a voi la possibilità magari di dirmi se il gioco vi va di vederlo ancora. Allora, per intanto io mi fermo qui, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo High Risers, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!